Siamo alla Custus Color, stiamo entrando in una sala messaggio dove si sta lavorando per uno spettacolo teatrale. Adesso vedremo di che si tratta. Il dettaglio ignoto. Immagini per evocare i nomi e le opere. Lo spettacolo è La Roma de una volta, interprete Maria Loana Gloriani, special guest Agostino Casaretto, regia Emanuela Morozzi. Avremo proprio con noi qui in un'intervista Maria Loana Gloriani, Agostino Casaretto ed Emanuela Morozzi. Stanno lavorando qui alla console. Maria Loana, parlaci un pochino di questo spettacolo. La Roma de una volta è uno spettacolo meraviglioso, nasce da una mia idea, una mia voglia di riportare quelle che sono le tradizioni di noi romani, insomma, sono poche le regioni che hanno in Italia che hanno queste tradizioni, insomma, quindi voglio che sia più, come si più può carino, dire? Più carino. No, voglio far conoscere sempre di più, perché senza un passato non può esserci un futuro. Allora non dimentichiamo quelle che sono le nostre radici da romani, che sono tanto belle. E noi in questo spettacolo noi facciamo un po' di tutto, quindi tante canzoni un po' rimodernizzate, perché Martino Onorato, che è il mio musicista, ha voluto fortemente, insomma, far parte di questo progetto e ha voluto fortemente anche dare una svecchiata ad alcune canzoni. Le interpretazioni vengono fatte in maniera moderna. E poi ci sono un sacco di novità, ci sono colpi di scena, sorprese e abbiamo qui anche un nostro special guest. Sì, peccato che lo svecchiamento è avvenuto solo per le canzoni e non per noi. Parla per comunque, te. Comunque, ecco, io quello che volevo dire era questo. Tu hai scritto special guest. No, ma guest, aspetta, perché Petrolini direbbe, ma sto special guest, che sarebbe? Ecco, questo direbbe Petrolini. Guarda, no? Che è una cosa importante, è quasi più importante di chi. No, ma lo special dell'attore. Guest è logico, no? Che sì, lo so che è importante, peccato che non faccio quasi nulla. Bugiardo, non è vero, no, non è vero. È vero che lo spettacolo si tiene in piedi tutto su di me, però voglio dire, l'ho pure scritto e prodotto e ideato. Naturalmente scherzo. Ma non avrei mai scelto un artista come lui se non era in grado di entrarci profondamente nella romanità di Petrolini. Anche perché c'è proprio una tradizione romanesca. Io ho iniziato, facendo teatro con un gruppo che si chiamava Romanità tanti anni fa. E quindi facevamo parte proprio di un centro romanesco Trilussa nel quale si presentavano tutte poesie, cose romanesche. Quindi e io l'ho preso proprio così. Per questo, esatto, perché poi è bravo lui, fa ride, fa piangere, come tutto. Quando sta in scena. Faccio i biglietti, faccio tutto. Ovviamente tutto questo non poteva succedere senza la supervisione, la regia, i movimenti scenici e delle luci di Emanuela Morozzi. Emanuela Morozzi è il fulcro della situazione, naturalmente, sì, certo. Sì. Adesso noi stiamo scherzando, stiamo giocando su quello che è il nostro spettacolo, perché è uno spettacolo frizzante, divertente, coinvolgente, perché il pubblico è mica starà lì a vedere uno spettacolo, no, sarà parte integrante dello spettacolo. Logico. Ma il resto ve lo faccio dire dalla Emanuela Morozzi. E come per magia va via Agostino Casaretto e viene Emanuela Morozzi. Salve, è un enorme piacere essere qui insieme a Maria Loana Gloriani, insieme al nostro carissimo Agostino Casaretto. Per me è stato un incontro molto importante, perché parlare di romanità è sempre qualcosa di particolare. Particolare perché si conosce sempre la romanità dell'accezione più classica. Noi qui stiamo tentando di proporvela in un modo nuovo. Nuovo vuol dire ricercato all'interno di una tradizione classica. Il nostro spettacolo quindi è qualcosa che percorre tutta la tradizione romanesca fino ad arrivare ai giorni d'ostri con particolari ospiti e canzoni riadattate in modo da essere interpretate dalla nostra attrice in una maniera intensa, diversa, e che però affonda le radici in quella che è la nostra cultura profondissima. Quindi un onore per me e un gran piacere. Adesso dobbiamo solo dire quando è questo spettacolo. Oddio, mi sono scordata. Quando è lo spettacolo? Aspetta. Ah, 1 giugno, ore 21:30, via Francesco Caracciolo 12, Piazzale degli Eroi, Libreria d'Arte L'Universale.
Vi aspettiamo.